Io sono Fulvio Ferrari, sono un chimico, quindi di fatto sono abituato a montare e smontare le molecole e alla fine della mia ormai quasi lunga esistenza monto e smonto le storie. Tutte queste mie esperienze mi hanno portato ad un certo punto della mia vita a interessarmi di quello che oggi si chiama design e di qui passo passo sono arrivato a conoscere il lavoro di Mollino. Questo avviene all'inizio degli anni Ottanta. Tony Cordero, che era un collezionista, mi commissiona di cercare per lui i mobili di Mollino per la sua collezione. All'epoca Mollino era completamente abbandonato, dimenticato, sconosciuto, eccetera. Un grande passo avanti quando scopro questa casa in cui apparentemente non c'erano mobili di Mollino, questa casa era diventata lo studio di un ingegnere. Nel 1999 l'ingegnere va in pensione, chiude la sua attività e in qualche modo sceglie me pensando che io non avrei distrutto l'interno, ma che avrei, come aveva fatto lui, conservato quello che era rimasto e quindi portando avanti un po' questa storia. Il mio interesse era quello di cercare di capire che cosa diavolo facesse Mollino in questo interno, perché qua lui, abbiamo scoperto, non ha mai vissuto. La casa non solo era addirittura tenuta da lui segreta. Attraverso quello che Mollino ci lascia, è stato possibile capire che nella nostra vita noi dobbiamo approfittare di queste ore che ci passano tra le mani per comprendere che cosa. La famosa parola che tutti usano, la bellezza. Bene, io ho capito perfettamente attraverso il lavoro di Mollino che cos'è la bellezza. Niente altro che la bellezza della natura, e cioè quando noi siamo di fronte alla natura siamo di fronte a una bellezza che nessun essere umano è in grado di produrre. Ogni tanto faccio questo esempio: se noi mettiamo la più bella scultura di Michelangelo in un angolo e di fianco gli mettiamo una donna qualsiasi, tutto il mondo prima guarda la donna e poi guarda la scultura di Michelangelo, perché la bellezza di quella natura evidentemente non è a confronto con la bellezza di una pietra bellissima, ma è che è pur sempre una pietra.